Ora raccontarvi un'altra storia, la storia di una donna che viene da molto lontano, una donna cambogiana, la quale si ribella anche a Dio perché si trova nel colmo di grande sofferenza, tra rabbia e dolore, tra lacrime amare. Ma poi succede qualcosa anche lì, qualcosa di molto particolare. Ce lo racconta lei stessa, cosa ha scoperto. Vediamo insieme. I cambogiani hanno vissuto la tragica dittatura di Pol Pot per 4 anni, dal 1975 al 1979. I Khmer Rossi volevano creare in Cambogia una società nuova, puramente Khmer, isolata da qualsiasi cultura occidentale. Una società autarchica, chiusa in se stessa. Per creare questa società, i Khmer hanno attuato una politica del terrore. I primi a essere presi di mira sono stati gli intellettuali. In 4 anni abbiamo avuto 2 milioni di morti, più di un quarto della popolazione, che era di 7 milioni di persone. La maggior parte degli uomini della mia famiglia è stata uccisa. Mio padre, mio marito e i miei fratelli. Poi i Khmer Rossi hanno adottato la famigerata politica delle deportazioni di massa della popolazione civile. Moltissime città della Cambogia sono state svuotate. Quasi tutti sono stati mandati nelle risaie per purificarsi attraverso i lavori forzati. Ero professoressa di filosofia e naturalmente sono stata mandata anch'io in risaia per purificarmi. Avevo con me un figlio di 3 anni ed ero incinta di 2 mesi. Nel 1975 ero buddista. Il buddismo è la religione di Stato in Cambogia. I buddisti credono nella cosiddetta legge del karma. Il suo significato è che ciascuno di noi è responsabile di quello che gli succede. Se oggi il male ci colpisce, è perché qualche volta abbiamo commesso azioni cattive. Ho reagito, dicendo che non ero responsabile io e nemmeno i miei cari, mio marito, mio padre, i miei fratelli. Ma quando si prova davvero un senso di ribellione, vorremmo avere davanti una persona con cui confrontarci. Per avere una persona, un confronto, ho dato un nome a quel nemico. L'ho chiamato il Dio degli occidentali. Perché l'ho chiamato il Dio degli occidentali? Perché nella mia testa, nel mio cuore, l'Occidente è colpevole. Tutte le guerre combattute nei paesi poveri sono guerre che vengono dai paesi ricchi. Dunque, il Dio degli occidentali era il capro espiatorio ideale. E non era il mio Dio, non mi apparteneva. E quindi potevo insultarlo giorno e notte. Ho passato 2 anni così. A insultare giorno e notte il Dio degli occidentali. Ma dopo 2 anni quel Dio degli occidentali si è rivelato dentro di me come qualcuno che mi accompagna. E io la trovo una cosa molto bella. È qualcuno che mi sta vicino anche quando provo ciò che è male secondo tutti i principi morali del mondo, cioè odio e rabbia. Questa vicinanza mi dà la forza di resistere, direi che rende più ampio il mio orizzonte esistenziale. Questa è un'altra delle storie sconvolgenti da un punto di vista che ci mostrano cosa Dio è capace di operare nella vita di ciascuno di noi. Sono belle queste.